Allora, Anna e Leonardo, di codice Ivan, ci manca Benno, sì. Ci manca Benno, che il pubblico al Totesine conosce molto molto bene. Siete qui per presentare il vostro nuovo progetto. Voi siete noti al pubblico bolzanino soprattutto per la parte, diciamo, performativa. Vi abbiamo visto al Teatro Stabile l'anno scorso e poi un piccolo assaggio a Transart. Ora siete ospiti di un museo. Intanto la prima domanda è se è un'esperienza per voi abituale essere in un museo, e poi se mi raccontate un po' cosa presenterete domani sera. No, non è un'esperienza abituale intanto, perché appunto come stavi dicendo molto bene, veniamo più dal campo teatrale performativo. E Score, di cui parlavi poco fa parlando della performance che c'è stata per Transart, è stato ed è collegato al perché siamo al Museo Iona oggi in qualche modo. Appunto al premio Transart Museo Iona, che prevedeva in qualche modo questa possibilità che giudico molto interessante di poter lavorare, sperimentare in qualche modo il passaggio da un lavoro performativo ad un lavoro più museale, quindi ad un'installazione. E Score è stato, ed è per questo un po' per noi, no? Quindi questa ricerca che decide poi a un certo punto di prendere un'altra direzione. E questo è quello che presenteremo domani, un lavoro in sottrazione rispetto al lavoro performativo più multimediale anche che è stato presentato a Transart e che cerca invece di trovare appunto nell'oggetto in sé una propria capacità di stare in piedi da solo, quindi nell'assenza del performer. Sì. Sì, appunto, rispetto a Score proprio c'è cioè questo divisione temporale, no? Sì. Nel senso che in Score, quindi nel progetto performativo presentato a Transart, c'era una somma temporale di tutti gli elementi nello stesso momento. Invece in Score Please Try the Impossible, che è la versione per Museion, gli oggetti sono in qualche modo esplosi e quindi il visitatore deve ricostruire con il proprio tempo il percorso all'interno degli elementi che sono presentati. Quindi forse il passaggio più grosso, proprio perché noi veniamo da appunto da un percorso performativo in cui il tempo è quello, mm-hmm. Per noi la sfida è stata questa, riuscire a slegarsi per un attimo da una visione collettiva, cioè non collettiva ma di presenza. Perché voi ci sarete domani, ma poi ve ne andate. Esatto. Sì, abbandoniamo, quindi questo è... Vi abbandonate la vostra opera a se stessa, cosa sì. Che non avrete mai fatto, suppongo, no, la vivete sempre in prima persona. Esatto. Ma passerete ogni tanto a vedere cosa succede in incognito. Però adesso state allestendo e sì. Per ora... Se posso dirlo, se non si rovina la sorpresa, ma molti c'erano già a Transart, quindi forse hanno un'idea. C'è un grande tavolo da ping pong. Sì. Sì, ovviamente siamo, anche se tanti elementi sono cambiati, sono stati sostituiti da altri, però il punto di partenza è rimasto quello. Lo stesso tavolo da ping pong che è stato usato a Transat, perché quello è stato veramente la prima immagine che abbiamo avuto quando abbiamo scritto il progetto, che era questa idea di lavorare sulla tematica del conflitto e della sfida partendo da un tavolo, quindi da un tavolo a ping pong, quindi da un gioco che però è anche un tavolo e quindi anche un posto dove si scambiano le cose, dove si discute. Quindi quello è rimasto il punto centrale anche adesso del lavoro. Io ricordo nella performance a Transart questa sensazione che aveva il pubblico, che veniva trasmessa al pubblico, una grande fatica. Mm-hmm. Chiederete questo agli spettatori, cioè di mettersi così in gioco e di... Sì, è bello seriamente. Sì, perché la fatica continua ad esserci, rimane la sfida tradotta in maniera diversa. Quindi è chiaramente difficile chiedere al
pubblico in qualche modo di mettersi così tanto sportivamente anche in gioco in qualche modo, come è accaduto appunto nel Score Transat. C'è una sfida, diciamo che c'è una sfida, continua ad esserci una sfida, penso abbastanza visibile. Sì, anche. C'è anche proprio nel sottotitolo la voglia chiedere alle persone di provare. Questo. E c'è comunque l'elemento della facilità. Sei andata a Cuneo con quelli là. C'è stata una voglia, penso che molto importante in qualche modo, che ha trasformato o ha portato il lavoro anche verso un'altra direzione, soprattutto sfumistica. E questo è stato difficile da accettare anche per noi e ci ha sorpreso in qualche modo. Quindi forse questa è l'unica cosa che mi viene da aggiungere rispetto a questo processo. Lo Score, che hai visto, mi sembra di capire, era molto presente tutto l'aspetto tecnico, multimediale, direi, no? Anche di come appunto il video e l'audio venivano creati lì per lì nel presente per l'appunto e poi rimandati in diretta. E questa parte era molto forte, al punto tale che la domanda era come riuscire in qualche modo a mantenere quella sfida, a mantenere quella fatica, ma ad alleggerire anche un sistema tecnico, in modo tale che la materia potesse venire fuori in maniera più semplice. Sì, in modo che chi accetta di provare questa piccola sfida non si sentisse obbligato a interagire anche con un livello tecnologico, lo poteva distanziare. Così è veramente un gesto semplice da provare, che chiunque può tentare di farlo senza dover capire funzionamenti magari complessi di una macchina multimediale o altro. Così è proprio un piccolo gioco che però, se unito a una frase, può aprire altri contenuti. E adesso volevo chiedervi una cosa che non c'entra più con questo specifico progetto, però siccome appunto voi siete già stati qui e avete incontrato già il pubblico bolzanino, si dibatte sempre qui sul fatto che il territorio non è ancora molto preparato alla contemporaneità, nello specifico nell'ambito teatrale. C'è stata quest'anno una rassegna, sempre gli altri percorsi, molto, che ha osato molto, e la risposta del pubblico è stata abbastanza freddina. Mentre invece quando siete arrivati voi, che comunque eravate sempre nel lato sperimentale, non nel teatro classico, l'accoglienza è stata molto positiva. Sì. Sicuramente anche una componente, il lato personale di Benno, che è molto conosciuto, eccetera. Però avete avuto una sensazione, una percezione rispetto a altre volte, altri pubblici, altri teatri? Una sensazione molto positiva. Pubblici anche molto diversi in realtà, mi viene da dire, in qualche modo. Sì, però rispetto proprio al pubblico di Bolzano, appunto, poi ci sono queste componenti personali, quindi è una valutazione un po' difficile forse, però... ma sia appunto comunque altri concorsi, ma anche Score a Francia, cioè, io penso che ci sia una predisposizione alla contemporaneità qua, molto più che in altre situazioni. Sensazione personale. Sì, No, è interessante per me aver notato in qualche modo che appunto è stato molto diverso la reazione del pubblico. Quando parlo di differenza non parlo di difficoltà. Certo. Cioè, molto diversa comunque la presenza che c'è stata a Transat da quella che c'è stata al... Quindi proprio... Però in entrambe... E anche due lavori molto diversi. Esatto, sì, e due lavori anche molto diversi. Però mi sembra che sia stato molto bello il fatto del dialogo, che in qualche modo si è creato in entrambe le situazioni. Nel senso che capita a volte che il pubblico è presente durante la scena. Qui c'è stato molto dialogo a posteriori, a lavoro chiuso. Quindi persone che si sono avvicinate hanno chiesto domande, mi è piaciuto questo, non ho capito questo. Questo l'ho... E in entrambe le occasioni, secondo me, è sempre molto prezioso. Quando non si chiude al momento dell'accadimento. No? E
Un'ultima cosa, vi abbiamo visto la prima volta nel più classico dei teatri, mm-hmm. poi nel festival già più votato al contemporaneo, ora nel Tempio della Contemporaneità a Bolzano. Dove e quando vi rivedremo ancora? Qui a Bolzano intendi? Qui a Bolzano o in zona, perché voi siete anche verso Trento? Sì, il 20 di, certo, di luglio. Il festival a Brunisera. E poi il 22 e il 23, 23 in Valbadia. In Valbadia, ah. Sì. Dove? Al festival di... è un po' dislocato per adesso, quindi non sappiamo bene in quale... però il festival della Valbadia. Okay. In quale location ancora da decidere. Interessante. Sì. Dettaglio che a Francia ancora non era arrivato, quindi ci date un'anteprima molto gustosa. Bene, allora grazie mille grazie e a domani. Okay. Grazie. A domani, ciao.